Aperitivo o apericena, come si chiama adesso, ma anche la scusa per fare quattro chiacchiere. E se l'appuntamento è a pescare in centro, va da sé che è un passaggio obbligato nella zona della Movida a Piazza Muzzi è di routine. Non è sempre facile trovare un tavolino vuoto e dal 2 novembre lo è ancora meno perché i posti a sedere sono drasticamente diminuiti in seguito a un provvedimento dell'amministrazione Masci che è andato di traverso agli esercenti, una trentina in tutto. E i tavolini della Movida pescarese sono finiti all'attenzione del TAR. L'udienza cautelare abbiamo discusso e si è parlato soltanto della sospensiva, cioè la determina comunale che riduce i posti all'esterno per gli esercenti, se sia il caso di sospenderla o meno in attesa dell'esito del giudizio di merito che si terrà ovviamente più in là. Quindi oggi abbiamo discusso davanti al TAR e siamo in attesa della decisione su questo punto, che immagino arriverà nei prossimi giorni. Noi abbiamo fatto presente ovviamente tutte le ragioni degli esercenti, cioè sia il fatto che il provvedimento dell'amministrazione è viziato perché ha dei presupposti erronei e poi sia il fatto del pericolo, cioè limitando in questo modo in media i posti a sedere sono stati dimezzati per i singoli esercenti, dato il contesto di crisi economica attuale. Dopo 2 anni di pandemia e dopo un anno di crisi energetica, tutto quello che ne è scaturito, noi riteniamo che andando avanti questo provvedimento gli esercenti potrebbero chiudere addirittura, perché entrano in una fase di crisi economica molto grave. E quindi noi speriamo che i magistrati che compongono il TAR vengano poi incontro a questa istanza che, ripeto, ha una natura cautelare, non si decide sul merito della controversia, ma solo su una decisione parziale in sostanza sarà. Gli atti amministrativi sarebbero illegittimi in quanto viziati da eccesso di potere, violazione del principio del legittimo affidamento, ragionevolezza, correttezza e buona fede. Parole che serviranno a poco se quei posti a sedere non torneranno nell'economia già magra delle piccole attività.